produzione insieme a Recino, come sapete, è tratto ispirato a Via della Sponte di Pietro Diago, e chiedo quindi, prima di lasciare domande salto a voi, però vorrei che Mimmo, che nella presentazione parla di sud, di civiltà e di qualcosa che è ancora attuale, che lo racconta attraverso un film dichiaratamente del 1960 e si riferisce a un paese poi popolato, la storia parla del 51, della rivoluzione, sono cose relative, l'importante è il tema, è lo sguardo e l'attualità di questo film. E poi anche a Fulvio Lucitano, anzi comincerei con Fulvio Lucitano, che è protagonista delle ultime sequenze emblematiche, qual è il stato evidentemente il motivo per cui ha pensato di essere dentro al film, forse proprio perché è molto dentro a questa storia, suppongo. Io veramente per film non ho nessuna intenzione di vedere chi sarà il assistito fino alla fine. Si sente il microfono? Il microfono? Ma è acceso? Sì, sì, è acceso. Io parlavo. Dicevo che io non volevo fare l'attore, non ci pensavo neanche lontanamente. Il regista che ha assistito per fare alla fine proprio un flash di commissione. Comunque, io ce l'ho sentito il film. In questo film io sono molto contento, prima di tutto devo ringraziare Samantha e Rai Cinema, perché se non c'erano loro il film non si sarebbe realizzato. Questo è molto importante. Il film, mia nonna era di Santo Stefano da Spromonte, c'era 16 figli. 16 figli. Di cui 4 fratelli hanno partecipato alla prima guerra mondiale con mio padre. Aspromonte mi ha sempre attratto, sono sempre andato da Aspromonte con mio zio Nelly, che mi ha portato diverse volte su, specialmente dalla parte però opposta a quella lì, dove c'è questo Africo, perché noi andavamo a Gambale principalmente. E quando Gerardo Sacco mi ha portato questo libro insieme a Mimmo, ho deciso che dovevamo fare il film, e quando finalmente anche Rai Cinema si è aggregata a noi, siamo partiti in quattro. Il film, io prima di tutto devo ringraziare tutti gli attori, me li sono segnati perché può darsi che io, vecchio, incontronito, non dimentichi qualcosa. Non lo so dove l'ho segnati, ma perché se no tutti quanti. Dunque, allora, Valerio Brunelleschi, Tedeschi, Marcello Fonti, Francesco Colella, Sergio Rubini, Marco Leonardi, poi Elisabetta Gregoracci. Questi sono i protagonisti del film, per quale io veramente sono estremamente contento e felice. Ma devo ringraziare anche mia figlia Federica, che mi ha seguito moltissimo in questa operazione. Grazie. Qui anche Monica Zatelli, che ha scritto il film con Mimmo Calopresti, in prima fila, sceneggiatrice che tutti ricordiamo, e gli altri del sud, Mimmo, allora. Questa cosa che è un film attuale, no? È una cosa che è venuta facendo il film, devo dire. All'inizio, quando sono andato a Fulvio con questo libro che si chiamava Via della Sponte, io quando l'ho visto ho detto, è un film che c'è una storia, mi piaceva questa cosa, c'è una storia da raccontare. E con lui avevo parlato spesso di fare un film insieme, e quindi l'ho portato da Fulvio, e Fulvio l'ha letto, e mi ha detto, possiamo farcela, possiamo farlo. E poi abbiamo cominciato a lavorare con Monica, ma anche con Fulvio, e con altre persone, eccetera, cercando quella storia lì. E lavorandoci dentro una storia, cominciamo a metterci gli attori, è venuta fuori piano piano questa qualità, no? E quindi poi anche il titolo, Aspromonte, la terra degli ultimi, perché questi ultimi alla fine continuano a essere parte di una serie, no? Oggi mi emoziona questa idea per cui, no, lì sono quelle persone che sono alla loro strada, alla loro vita, devono esistere, no? E poi ci trovo nella società, no? C'è l'Ilva, noi guardiamo gli ultimi che sono delle persone che devono scegliere tra il loro salario e la loro vita, il fatto di avere i bambini malati, di avere una famiglia, di avere la possibilità di prendere il cancro, eccetera. No? Quindi, come dire, sempre chi non ha la possibilità di scegliere, di esistere,
vincere, no? E allora questa cosa qui dell'attualità è venuta appunto, sta per il set, vedendo una persona che arriva sul set, vedendo quei paesini dell'astronauta, no? A un certo punto c'era questa cosa che e noi cercavamo questo paesino che per far bruciare, no? L'abbiamo ricostruito praticamente come sempre, no? Si sente dire da Africa. E c'erano le maestre che cercavano, che scioperavano perché non erano nei paesini la quantità di bambini necessarie per fare le classi. Mentre in quel momento esatto c'era una barca, no? Che arrivava con piena di bambini che altri non volevano far scendere in Italia. C'era questa contraddizione incredibile in quel momento che stavamo vivendo. E devo dire che, come dire, l'attualità è un'attualità tutta. No? Quando stai lì, quando fai un film, sai, cerchi di raccontare la storia, Monica si è messa lì a cercare di capire dove andavamo, i vari personaggi, però poi il film, se è vivo, se il film è vivo, come dire, la sua vita la vive direttamente quando si gira. E devo dire che è un film dove è fortemente condizionato dalla presenza, no? Gli attori che parlano tutti calabrese, no? Che sono bravi, che sono lì, no? Ma al di là di Marcello, che appunto è il poeta per eccellenza di quel mondo, il fatto che arriva qualcuno dall'esterno, in questo caso è Valeria che arriva dall'esterno a fare la maestra, ma chi viene dall'esterno, dove è la differenza sul mondo? Porta ricchezza, porta cultura, porta contenuto, no? In quel mondo lì. E una popolazione che c'è 200 compazze tutti i giorni, tra la pioggia. Guidati da Luciano che arrivava là sopra con noi molti giorni, no? 200 persone che erano sotto la pioggia, guadagnavano, non so quanto guadagnavano il giorno, a piedi nudi, perché Fulvio ha detto suo film, chi lo vuol fare deve farlo a piedi nudi, me l'ha imposto come la vera grande imposizione che mi ha dato, venivano tutti i giorni così, con i piedi nel fango a fine giornata, dopo 10 ore di lavoro andavano da Fulvio, andavano da Fulvio e dicevano grazie che abbiamo vissuto questa esperienza, ci ha fatto vincere questa esperienza, una signora è stata in modo, no? Quindi, come dire, la qualità del film l'ha fatto il film. Grazie. Allora, io avrei domande, poi se qualcuno di voi vuole commentare a voi, da uomo del sud, da donna del nord o del centro, questo che hanno detto loro, subito potete farlo, se qualcuno vuole aggiungere una cosa, se no passiamo alle domande da parte del... Quando Don Totò viene ucciso, il carabiniere dice: avete visto chi è stato? No, cosa siamo stati noi. Volevi un po' affermare il senso generale di giustizia che prevale sulla legge dello Stato? Poi se ci dici come è venuta l'idea dell'assaggio collettivo della caramella maestra e poesia pura, e l'esempio finale sulla necessità del sogno, grazie. Allora, comincia dalla fine questa cosa qua del sogno. Cioè questa idea è affermare con forza il bisogno di sognare, no? Da parte degli ultimi, da parte che vivono là, di quelli che vivono qua, abbiamo bisogno di sognare. Ma abbiamo bisogno di una cosa più importante, che i nostri sogni non vengano infranti, no? Quindi, come dire, è bello sognare ed è bello poi poter realizzare i nostri sogni. Questo è il problema centrale del posto, no? Che sono tutti gli attacchi sulle spalle perché sono il cuore, le cose eccetera, ma i sogni vanno realizzati e affermarlo con forza da parte dei bambini. È bello sognare, come dire, e è chiusa perfetta secondo me per questo film. Dopodiché, come dire, uccidiamo un bandito, no, Sergio vuole
sono molto felice di come muore dentro il film. Con i carabinieri, come dire, il rapporto con i carabinieri era molto difficile, cioè, tra le figlie, tra la giustizia, tra la sopraffazione, allora, come dire, l'idea era, comunque, i carabinieri stavano facendo il loro lavoro e cercavano di farlo anche bene in quella situazione, no? Rispondono a chi dice di arrestare lo spaccapietre, fare il loro cavolo di lavoro e alla fine, come dire, creano comunque un senso di giustizia che devono fare questo film qua, no? Non è sempre così. Poi ogni tanto cerco di trovare il buono dentro le cose e dire senso di giustizia potremmo fare. E quindi andava in quella direzione con la battuta, credo, no? Monica, no? Era questa idea qui. E l'altro domanda caramella. La caramella l'avevamo letto da qualche parte, l'ho completamente inventata. Allora, la caramella, una foto quando è stata scritta l'abbiamo inventata, no? Questa cosa qua della caramella, perché forse c'era un reportage fatto negli anni 50 esattamente sulla scuola. Allora l'abbiamo ripresa perché sembrava il gesto più poetico che si poteva ripetere. Mi sembra che fu Besozzi sull'Europeo, no? Sì, credo che sia. Danilo Besozzi sull'Europeo a fare un reportage. Perché allora c'erano tutti questi passaggi. Certo. Ma Marcello voleva. C'era la caramella anche. C'era la caramella. Se la riusciamo un po' a testa, perché non avevo una sola. Bello. Marcello, vuoi aggiungere qualcosa sul discorso della poesia in sé e del sogno, visto che il tuo personaggio... Vabbè, se mi hai gratis, allora non posso essere nulla la prima cosa. Poi i sogni si devono viaggiare e, insomma, credo sognare, perché comunque il sogno tu all'inizio sembra quasi una cosa troppo bella, quindi no, comunque è bello. Allora, insomma, gratis, cerca pure di realizzare, insomma, non farli rimanere solo sogni, fai qualcosa e fai sì che il sogno ti serve a darti vita. Chi è che aveva chiesto? Prego. Grazie, mi chiamo Riccardo Barini, mi lavoro alla stampa, non scrivo, non mi occupo di stampa, diciamo mi occupo di politica, ma c'è un punto che mi ha incuriosito molto. In un linguaggio molto semplice, in dialetto è molto efficace, improvvisamente uno dei protagonisti, uno dei due, dice basta con questo disfattismo. Allora, immagino che non sia un... non sia uscito per caso o per sbaglio. Allora è una parola che è un concetto molto antico, molto legato alla sinistra italiana, alla sinistra mondiale. Volevo capire come mai in mezzo e mi morì, però è così, cioè come è uscito? È uscito proprio da me, credo, no? Questa parola di statismo, con Mori ha fatto una ricerca proprio delle parole, eccetera, e c'è quell'idea anche che mi ha dato sulla guerra, no? C'è un momento dove si scontra con i carabinieri, cioè io ho combattuto, fatto, eccetera. E quindi quest'idea, come dire, di aver voglia di combattere, cioè qualche volta finisce appunto in questa idea, no, quello non gli va, quell'altro fa questo, quell'altro. Cioè, invece di stare lì a fare quello che bisogna fare, no? In questo caso Marco Leonardo, come dire, ha detto la giusta. Abbiamo anche discusso come cosa questa battuta del dispettivo e il termine è come dire, ragazzi, bisogna uscire dalle cose, bisogna farle, bisogna mettersi insieme e conquistarle, no? Invece poi c'è sempre qualcuno, di solito a sinistra di me, quando c'è, si parla di politica, per sempre qui, che invece va andata dall'altra parte e i giochi sono finiti, quindi basta che spartismo, veramente. Allora, più sì, volentieri. Allora, posso? Okay.
il personaggio della maestra sembra una persona che fa poco in realtà, ma credo solo apparentemente, perché poi in effetti si sveglia. No, non dico lei come attrice, il personaggio della maestra. Esatto. Sì, sì, no, nel senso che magari ecco, la vediamo fare comizi, no, o grandi discorsi, però già parlando ai bambini del paese, già parlando con il, diciamo, il leader del gruppo, fa molto. Però vediamo anche che lei è andata in quel paese per un problema anche un po' personale, che non viene ovviamente spiegato. Volevo sapere se lei si è immaginato il passaggio di questa donna, perché è così felice tanto da dover andare a cercare qualcuno più felice di lei. Grazie. Sì, 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 ho lavorato su questa parte segreta del personaggio che mi interessava chiaramente. La solitudine e l'infelicità mi interessa sempre. Sono un guazzo come un pesce nell'acqua. E penso che un po' tutti noi, quando siamo infelici, abbiamo una possibilità un po' quasi matematica, e anche egoista, di essere meno infelici che quella di dare. Penso che anche Madre Teresa desse per stare meglio lei, cioè è proprio un movimento dell'essere umano che è molto miracoloso, perché appena uno dà sta subito meglio. E dunque la capisco, perché anche a me in certi momenti della mia vita mi è venuta molta voglia, quando l'ho fatto, di andare dall'altra parte del mondo a semplicemente occuparmi degli altri per stare un po' meglio, per uscire dall'angoscia e dalla solitudine. Perciò non mi sembrava di capirla, perché fosse molto familiare. Quello mi sembrava familiare, poi mi sembrava familiare anche il lavoro che faceva, perché un po' il mio primo mestiere, io sono stata maestra per 3 anni, dai 5 ai 6 ai 9 anni, ho fatto veramente un lavoro che ho fatto molto seriamente tutti i pomeriggi, con le bambole, con mia sorella, ma molto seriamente, cioè per 2 ore ogni pomeriggio io insegnavo a tutte le mie bambole a scrivere, a leggere, a mia sorella che a 3 anni sapeva scrivere, leggere e tabellini. Io quando mi sono ritrovata in questa classe con la lavagna, il gesso, a fare le tabelline, ho proprio ritrovato il mio primo lavoro originario e mi sono sentita molto commossa da questo ritrovarmi nell'infanzia. Secondo me non lo sapesse questo. Ma anche io lo sapevo. Io quando ho accettato il film non ho fatto questo legame, proprio come la Madeleine di Proust, cioè io con gesso in mano davanti alla lavagna con il mondo e con tutti questi bambini mi sono ritrovata, cioè proprio tutte le mie bambole sono tornate e mia sorella in mezzo che cercava di, che alzava il dito, e io invece interrogavo la bambola cespuglione al posto suo, e lei ancora adesso, questa è la nostra infanzia. Dunque io mi sono ritrovata ributtata in questo mio mondo immaginario. Non so se è molto interessante, però è così. Vada a contrattare al mondo reale che si evoca. Esattamente. Che, però mi sembrava anche questa missione di comunicare questa idea che la cultura, l'istruzione e la poesia erano la vera possibilità di libertà, ecco, questo mi sembrava un errore positivo, insomma. Grazie Valeria, prego, una domanda prima. Io per il momento taccio, mi buoni e cattivo. Una domanda per Fonte, sono tornata a fare di viaggi. Dopo Dogman, dove parlavi ai cani, qui parli della snella. Rosa. È più facile comunicare forse con le anche con gli uomini? Io volevo sapere qual è il tuo rapporto, anche di un rapporto privilegiato con le galline, di tua madre, Italia. Vabbè, quindi bello. No, perché questo qui parla di animali, ma parla pure all'altro animali. Cioè, alle persone, sempre animali, però
questo primo guarda, cioè, porta la, 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 la che porta? Porta la, dice la verità. Ecco, questo altro cerca di dire la verità con un ubriaco, uno che nell'ubriachezza dice quello che pensa, quello che sente, uno che ha aperto alla, a respirare l'intorno, l'ambiente che lo circonda. È un personaggio che in pratica viene reputato o scemo nel villaggio, se tu dici cose al di fuori della norma, o sei etichettato come ah vabbè, che è pazzo, oppure o per il briaco, oppure per fuori del cioè, luogo, perché la gente ha paura del, della verità profonda delle cose, di ascoltare se stessi fino in fondo. Quindi quello che lui è quello, è un esempio quando si siede a ascoltare ancora la lezione insieme agli altri bambini, si siede anche lui perché comunque c'è sempre bisogno di imparare, non finisce mai di imparare, quindi già il fatto di essere lì è questa voglia di comunque di cultura, è quella che ti libera. Il libro e i libri e il custode anche dei libri, no? È quello che dà gli strumenti a conservare quegli strumenti. Quindi in quest'aula abbandonata la maestra che arriva, questa luce che arriva in quel paese, dà gli strumenti che ha conservato, che ha tenuto cari. Quindi cerca di aiutare la maestra a ricostruire quello che è stato abbandonato. E quindi questo. C'è una domanda? Ok, quindi galline, animali. Galline, galline. No, scherzo. Giustamente. Signor Fontanini, vedo è Francesco Gallo, come è stato? Buongiorno, la domanda per Caloretti, a me personalmente piace moltissimo la coppia tra Fonte e il Valerio Pugliarelli, proprio come attori, cioè incarnano un certo messaggio di personaggi anime candide, fuori dal tempo e dal mondo. E volevo sapere se è stato fatto qualche taglio in sceneggiatura, mi sarebbe piaciuto vedere più scene tra loro due, ecco, secondo me sono un po' poche nel film, grazie. No, c'è una versione del film che non è 2020, che l'ha visto Lucisano, ha detto, vabbè, non mi era piaciuto, ha detto, fin c'è, per il quadro mi faccio un problema, gli esseri umani non possono stare seduti più di un'ora e mezza su una sedia, perché poi cominciano a soffrire, quindi taglia, e ha ragione. No, non sono tanti, tagli, eccetera, così. Questa era la concezione, era concepita così la storia, no? Con questo rapporto che nasceva da in poeta, un rapporto soprattutto quello che riguarda le bambine, dentro il film, infatti quando è finito il film, appunto, c'era stato poco, quindi, ma c'era ancora una settimana che dovevo girare, posso rimanere minimo qua, certo che puoi rimanere. Si è portato sua madre, ha continuato a lavorare con i bambini, a stare dentro il film, portando se stesso dentro il film anche quando non c'era. No, era concepito così il film, la storia appunto la maestra che viene da fuori, che incontra in questo paese isolato Marcello, ma era chiaro che loro due avevano un legame molto forte, no, per come era stato concepito. Cioè un legame vuol dire che è legato alla qualità dell'innocenza, no? E che hanno qualcosa da portare agli altri, no? Come lo fa la maestra con la cultura, eccetera, così lo fa il poeta con un'altra cosa importante, no? Per i bambini, per esempio, è fonte di divertimento, cioè questi li prendono in giro, no? È un modo, come dire, per permettere alla loro vita di essere migliore, no? Quindi anche nelle cose peggiori questi personaggi qui portano agli altri qualcosa di veramente importante. In fondo del film, per me gli ultimi, quando parlo degli ultimi, sono veramente loro due, con un'estrazione completamente diversa. Gli ultimi, quando Valeria appunto dice curare la felicità, no? Cioè, è noto, ricco, quello,
era una cosa importante, però cercare il posto più lontano dal mondo per vedere se c'è veramente qualcosa di cui ha bisogno. E il poeta che sta lì, nel posto, come dire, più lontano dal mondo, è un altro che ha molto da dire, sa molto di più di tutti gli altri della sua vita, no? Ma per me non lo so, soprattutto, ma così erano stati scritti e così sono stati girati. Francesco, hai il microfono? Sì, no, non ce l'ho. No, una domanda, non so se al regista Marcello Fonte, dico in realtà il poeta è uno che sa leggere ed è anche uno che quindi è stato, diciamo, uno che ha una vita fuori dal paese, fa il circo, quindi ha visto il circo, quindi diciamo che è un personaggio forse è scemo nel villaggio perché in qualche modo rappresenta quello, la cultura, un po' come è bizzarra la maestra per queste persone. Volevo capire se è qualcosa che è nel libro o insomma c'è cioè un po' le origini di questo personaggio. Grazie. Il libro per Cicciraia mi ha detto Mimo che è polistena, il suo passato mi raccontava di questo personaggio che era un poeta e allora io da lì ho seguito quella strada che per me è anche un po' lo scenetto del villaggio e poi la cultura è quella che ci lega, la voglia di sapere, di leggere, cioè, quindi, e poi che altro? E non c'era, c'è il problema delle scarpe, insomma c'era il numero, ho detto mamma per scherzare, quindi ma fa uno scatto, no? E a un certo punto lei ha fatto veramente, si può parlare oppure c'è un dubbio. E alla fine siamo arrivati tutti senza scarpe. Infatti, Marcello, io devo dire, che era a casa sua, no? Perché a un certo punto ha fatto veramente qualcosa di molto poetico. Ha preso Fulvio Lucida, no? E con la macchina siamo andati a questo posto che è vicino a Reggio, che si chiama Il Giardino, dove lui ha vissuto nelle baracche, quelle famose di cui parla Arcano, no? Che quando piove sente il rumore della pioggia, sono gli applausi di questa persona. E siamo arrivati in questo posto, che era la Fimara, che era stata risanata da suo padre, da sua madre, da tutti loro, eccetera, per dire. C'è ancora le baracche, c'è ancora la lamiera e il gesto poetico è che lui ti fa entrare in quel posto lì raccontandolo come una reggia e quel posto lì è una reggia, cioè vale più di qualunque posto al mondo che ho visto, è una bellezza incredibile, ma perché dentro quel posto lì c'è la poesia, l'amore, c'è tutto, c'è sua madre che cucina in questa cosa qui e con il fratello tutti che arrivano a farti vedere che hanno piantato l'albero, suo padre ha piantato degli alberi che sono ancora lì dove c'era l'immondizia, ora c'è un giardino, no? E questa cosa qui con cui lo presenta, l'ha presentata a Fulvio che è arrivato prima un po' così, dice ma noi siamo finiti e dunque era felice di essere in questo lì, no? Quindi come dire la sua poesia è una cosa che arriva a tutti noi e questo è la bellezza di quel personaggio, ma non è la bellezza del personaggio, è la bellezza del cuore. Direi che il film è... Non ha fatto tutti a piedi. Valeria, prego. No, dicevo che il film, volevo dire, è una favola, il personaggio di Sergio Rubini è un personaggio di favola, la storia della maestra con il personaggio di Francesco Colella è il principe azzurro, è un film secondo me da vedere come una favola, però una favola moderna, ecco questo secondo me è molto importante, tutti questi bambini sono dei personaggi da favola. Comunque ognuno ha preso piede,
senso che è proprio la collettività, comunque. Ognuno è importante, questo, ognuno è un pezzo del puzzle, se no questo puzzle non c'era. Non è che poi era quello che era. Comunque tutti quanti. Compreso il compagno. Il protagonista, che sarebbe il signor Fulvio, da giovane. Cioè, tipo, i bambini, tutti quanti, cioè, comunque quello che è stato poi il valore reale è stato tutto il gruppo che è venuto fuori, che si è sviluppato, ogni personaggio, anche con Marco, che si è incontrato la prima volta, con tutti, con Francesco, con le sue, parliamo della spesa della medicina, qua alla fine, è tutto. Allora, dando per scontato la fatica anche in alcune scene, poi ovviamente era un posto sicuramente un po' impervio, per cui la fatica fisica c'è stata, però vorrei chiedere sia a Corella, a Coronardi e a Sergio, dal punto di vista di quello che si è detto adesso, un commento, a proposito di una favola realistica legata all'attualità, da uomini del sud, da persone del sud, che di storie come queste erano magari anche interpretate, addirittura in qualche modo, seppure per piani paralleli, girate e interpretate come ha fatto Sergio, dalla sua Puglia, eccetera. Commento. Un commento sul film, sulla tua... Sulla favola realistica, sull'attualità e su quello che... Sull'attualità, io penso che questa storia sia emblematica, racconta di una piccola comunità calabrese, ma può raccontare diverse comunità che vivono nella miseria, senza diritti, nella disperazione. Io devo essere sincero, nel senso, abbattendo qualsiasi galateo, perché io ci ho partecipato a questo film, potrebbe essere promozionale, perché io sono innamorato di questo film. Per cui questo film è bellissimo, tutto felice, ma io sono molto grato anche a Mimmo Calabrese, perché lui, diciamo, scrivendo, conducendo questa barca, lui ha avuto il coraggio dei poeti, nel senso che per cercare di raggiungere una semplicità, una chiarità, lui ha lottato parecchio, senza indulgere in effetti, in seduzioni, perché è un film che ha una sua innocenza, cioè l'innocenza del pane, però con un lieto madre che è antichissimo, che è questa Calabria. Questa comunità è bellissima perché vive nella povertà, cerca di sollevarsi dalla povertà, ma è piena di dignità e incarna un'utopia che è questa strada che cerca di fare. Come si può non pensare all'oggi, voglio dire? Una comunità di Africo è una comunità che può venire dall'Africa, insomma. Oggi la povertà, certe condizioni di miseria e di disperazione, se si confrontano con la nostra evoluta civiltà, sono come maleodoranti, non vogliamo vederle, non si scatena un sentimento di solidarietà. Ecco, per me la bellezza di questo film consiste nel fatto che suggerisce, invita ad apprendere i sentimenti. Io già l'ho detto prima, oggi è importantissimo apprendere i sentimenti, perché i sentimenti si apprendono. E io sono contento di aver partecipato a questo film, perché questo film contribuisce a questo. Ecco. Grazie Francesco. Dopo Anime Neri, qui tu da sicilianissimo hai fatto un calabrese di tutt'altro stampo, torni, vabbè, su, chiaramente si lega un po' tutto, quindi insisto, Marco Leonardi, qualcosa su questi temi di cui abbiamo parlato. Sì, buongiorno a tutti. No, intanto mi volevo soltanto legare che sono cresciuto con le favole, quindi continuano a piacermi le favole, non c'è niente di male. Poi la favola è fatta anche di personaggi, ogni personaggio porta la sua personalità, spacca pietre, è un uomo silenzioso, molto attento, attento perché proprio con i suoi silenzi riesce a percepire ciò che succede intorno a lui. E se dovessi mettere spaccapietre in un campo di calcio sarebbe l'uomo assist, è quello che dà l'input. Infatti nella scena quando muore Cetta si ritorna, grande dolore dopo 6 ore, perché quella era la distanza tra Africo e arrivare giù alla marina. Quindi lui arriva, non ha il dolore, l'ha già bello digerito, però cresce la dignità. Infatti cosa fa l'input? È quello di dire, e se fanno morire così i cristiani? E ti passa la palla a Pepe,
e poi tutti insieme andiamo giù a reclamare per i nostri diritti. E la stessa cosa vale con la scena quando c'è l'assalto alla caserma, che è un fatto storico veramente accaduto. Anche là lui si fa arrestare, però anche lì dice: ma così si fanno trattare, non si trattano così i cristiani, ci trattate peggio degli animali. E quindi c'è tutto il discorso di questo attacco, giustamente, no, per difendere i propri diritti. Apro e chiudo parentesi velocemente. Mi colpiva il fatto di questa caramella, che è un fatto veramente accaduto, ma in questo contesto è una metafora, è più una beffa. Il mondo si avvicina, ti do la caramella, tanto ti do e tanto ti tolgo. Questa è la mia cosa personale rispetto alla caramella, e mi è piaciuto molto. Felicissimo di essere qui nel film Bravi Tutti, film fatto da noi calabresi sulla Calabria. In realtà sono più calabrese che siciliano, no? Perché sai, tutti: ah, siciliano di cinema, paradiso, insomma, sul mio calabrese, quindi lo volevo dire, grazie. Io volevo dire che, vabbè, a parte mi ha fatto molto piacere far parte di questo film, di lavorare con Mimmo Calopresti e con questo gruppo di attori. Rispetto al discorso che fate sul Sud, io trovo che questo film appunto sia molto attuale, ma non solo sul Sud, diciamo, in un momento in cui diciamo, nel mondo vanno molto di moda i muri, chi alza un muro da una parte, chi lo alza da un'altra parte, diciamo, il tema mi sembra appunto quello di erigere dei muri in questa comunità apparentemente di folchi. 50 anni fa pensa invece di aprire una strada, quindi diciamo è un messaggio assolutamente molto corrente, è un messaggio diciamo importante quello che il film lancia. Il mio personaggio poi, io mi piace fare i cattivi perché io non ho le palle per fare il cattivo nella vita, non ho proprio le palle, e avere, fare il cattivo in qualche modo significa anche avere quella forza lì. Per cui diciamo ritengo il mestiere dell'attore un mestiere compensativo, quindi ti aiuta, tu nella vita non sai fare una cosa, la puoi fare attraverso un personaggio, un po' come la psicanalisi. Per lo stesso motivo mi piacerebbe fare la storia di un grandissimo sciatore, perché non so sciare, ho interpretato bene anche i nuotatori perché non so nuotare. Diciamo che il cinema mi dà la possibilità di fare tutto quello che non so fare, e quindi diciamo in questo senso mi aiuta a vivere. Per il resto sono morto tra le braccia della Gregoraci, per cui diciamo sono morto bene. E spero che questo film diciamo abbia una sua strada. Voglio aggiungere solo una cosa, perché mi emoziona moltissimo questo film, perché penso ci sia anche un film nel film, permettetemi, cioè il fatto che Lucisano abbia deciso di fare questo film. Questa è una cosa bellissima, perché Lucisano è un pezzo del cinema, della storia del nostro cinema, e ha deciso di raccontare una storia che lo riguarda direttamente, di farlo diciamo all'apice della sua carriera, della sua maturità. È un grande produttore, un grande distributore che sempre ha bisogno di raccontarsi attraverso anche un film, mi sembra diciamo l'espressione proprio del suo amore per il cinema. Invece di comprarsi una squadra di calcio, ha fatto un piccolo film all'apice della sua carriera. Questa è una storia del nostro. Parallelismi, ci sono anche presidenti che volevo dire, sapete che Gregoraci è chiamata in causa della parte, no? Io sì, la sua presenza anche di un personaggio tutto sommato coerente con la sua scelta di abbandonare un uomo e di legarsi a qualcuno che forse la sa proteggere meglio, e anche questo è un aspetto del suo lavoro. Assolutamente, io sono molto felice di far parte di questo bellissimo cast e ringrazio Mimmo, perché pur essendo calabrese, io sono nata e vissuta in Calabria, la mia mamma era siciliana, però pur essendo calabrese non avevo mai vissuto, non avevo mai visto quella parte lì della Calabria, quindi è stato veramente per me molto bello e molto emozionante. E poi anche per me, come è successo con Valeria, sono tornata indietro nel tempo, perché c'è una scena del film dove io lavo i panni, e io lavavo sempre questi panni con la mia nonna in questo fiume, quindi
sono veramente tornata indietro nel tempo e rivivere quella scena a distanza di tanti anni, perché io ero una bambina così scalza davanti a questo fiume a lavare questi vestiti in mezzo al freddo, è stato molto molto bello. Poi mio marito nel film, Sergio, è stato per me, da parte mia, uno storico straordinario, però una presenza molto importante, e fino alla fine, insomma, sono amo quest'uomo fino alla fine e vado contro tutti per amore di quest'uomo. C'è un'ultima domanda, mi fanno dalle due. C'è un microfono di Frey. Vai. Sì, buongiorno Federico Gironi. Prima si è parlato delle scene che vedevano coinvolti un Marcello Conte e Valeria Pugliese. Io invece volevo sapere qualcosa di più sul rapporto tra i personaggi, appunto, di Valeria Pugliese e Francesco Corella. Perché mi sembra che al di là dell'elemento della fiaba, che ovviamente è presente, in questa attrazione ci sia qualcosa molto di più. Forse c'è esattamente quella strada che si sta cercando di costruire, che è una strada che può portare qualcosa e che può invece anche portare via qualcos'altro. Non so se volete. Io ho vissuto questa storia, che effettivamente era una storia d'amore, è una strada per evadere dalla propria miseria personale, perciò mi sembrava una possibilità per il personaggio, un sogno, ma una vera possibilità. Poi non si sa come continuerà questa storia, però io l'ho vissuta come l'inizio di una storia d'amore. Io credo che sia come, un po' come l'hai letta tu, nel senso è una storia d'amore ed è suggerita la storia d'amore, non si realizza realmente, poi non ancora, tra l'altro. Cioè, non ancora, vanno piano, poi parlano due lingue diverse. Io penso che il linguaggio che si è cercato di trovare con Valeria è quello di alcuni scambi che non hanno a che fare con le parole, ma con gli sguardi rubati. Quest'uomo è ammirato intanto dalla bellezza, poi è ammirata dalla luminosità di questa persona che arriva in questo paese, che porta non soltanto una cultura diversa, ma proprio porta anche una maniera di essere diversa. Quindi, insomma. Francesco, che è molto seducente, affascinante della vita, però appena apriva la bocca nel film e che parlava con l'accento calabrese, diventava proprio, era una cosa irresistibile, cioè qualcosa in Francesco quando parla calabrese che mi faceva girare. Questo lo volevo dire, che non avevo mai detto. Ricorda un po' un piccino di domanda, che no, davvero Valeria, mi piace tantissimo, da ogni modo di questa maniera. Allora, con l'augurio che la storia d'amore si sviluppi nel prossimo film, sia amara, ma voglio dire, che cos'altro se non una strada centrale, è quello che voleva costruire Mimmo Lucano a Riace? Assolutamente. Ma io vorrei... Il problema è che i don molto spesso non sono identificabili come banditi, ma hanno altri nomi da galantuomo. Allora, ringraziato Cinema, che è presente spesso in film, operazioni decisamente diverse da mainstream, che pure segue, non so perché da San Antonio da parte di Cinema il piacere di essere stata gran parte, forse dell'ultimo passo.
Argomenti, mi raccomando, affrontate la regione.